Ciao a tutti, mi chiamo Pietro Mosca e faccio parte del team di ingegneria di ERG. Mi sono laureato in ingegneria appunto a Genova con una tesi sull'eolico e dopo più o meno 6 mesi sono entrato in ERG con uno stage nell'area di engineering e construction. Da quel momento sono passati 2 anni. Le mie attività principali si dividono in 2 macro categorie. Da una parte gli studi di fattibilità per quelle che sono le nuove iniziative, i nuovi impianti. Dall'altra parte invece la valutazione di progetti di terzi che sono in fase di acquisizione e quindi possono essere anche a diversi stadi, da quello che è il greenfield, ovvero le primissime analisi, fino all'operation, ovvero impianti che si trovano attualmente in esercizio. Nello specifico, da un anno a questa parte sono coinvolto nel progetto di repowering, ovvero dell'ammodernamento degli asset italiani con la sostituzione di vecchie tecnologie con nuove e quindi di tutti gli studi preliminari che servono a decretare la fattibilità o meno di queste iniziative. E dall'altra parte invece la valutazione di pipeline o progetti, quindi portfolio di progetti all'estero e tendenzialmente in Francia, Germania e UK. Ciò che mi ha sempre affascinato di ERG, al di là del fatto che lavora nelle rinnovabili, lo si può riassumere in 3 fattori principali. Il primo è che vive le proprie iniziative dal punto di vista dell'investitore e quindi si ha una visione che si può dire quasi a 360 gradi di quello che è il progetto. E questo a mio giudizio è assolutamente un valore aggiunto di grande importanza. Il secondo fattore è la spinta che il gruppo ha verso l'estero, che vuole crescere non solo come numeri ma anche come diversificazione dell'attività, andando a coprire tutta la filiera del progetto, da quello che è lo studio iniziale, primissimo studio iniziale, quindi di sviluppo, fino al mantenimento in esercizio dell'impianto. Il terzo fattore è la capacità di cambiamento che ERG ha e ha saputo dimostrare, e questo si ripercuote quindi anche sulle persone, poiché comunque il saper allargare i propri orizzonti viene trasmesso anche alle persone di ERG, non solo quello che ha il business, anche sia dal punto di vista del lavoro che del dialogo per chiarire quali sono le aspettative personali e le proprie ambizioni, e dal punto di vista della formazione interna, quindi concorsi che possono allargare appunto il panorama delle persone stesse che fanno parte di ERG. Quindi, che dire, lavorare in ERG è sicuramente un'esperienza positiva che fa crescere sia dal punto di vista del lavoro e dell'apprendimento, che nelle prime fasi, diciamo, nelle prime esperienze lavorative è un fattore assolutamente importante, che dei rapporti con i colleghi e i rapporti umani. Infine, mi sento di dire che ciò che è sicuramente importante è vivere con passione, cercare di vivere con passione ogni giorno quello che si fa, perché questo dà un valore aggiunto e personale innanzitutto, ma anche all'azienda, e quindi la capacità di mettersi in gioco e di comunicare è un qualcosa che qui è visto in maniera assolutamente positiva. Ciao a tutti, a presto!